Ciao a tutti, siamo qui al festival di San Colombano Back to the Books e adesso stiamo intervistando The Gamer Sword. Se puoi presentarti. Certo, allora, sono Raimondo Di Michele, sono il proprietario di The Gamer Sword. È una piccola attività nata come più un progetto, diciamo, secondario legato alle mie passioni personali e poi evolutasi in un vero e proprio lavoro a tempo pieno in questo momento. Facciamo stampa 3D specializzata su miniature per gioco di ruolo, wargame e collezionismo, pittori, modellisti e tutto il resto. E come è iniziata questa passione per il gioco di ruolo e poi per il modellismo? Allora, ragionandoci un attimo, la prima scatola in assoluto di pezzi per il modellismo che ho preso in mano è stata all'età di 12 anni. Ero in ferie in un agriturismo dalle parti di Mossa in Friuli Venezia Giulia e praticamente siamo entrati in una ludoteca e c'erano queste scatole. Mia nonna ha deciso di regalarmi una scatola per fare una prova, vedere se mi potesse piacere, e da lì non ho più smesso di tagliare, montare, assemblare pezzi essenzialmente. Il gioco del ruolo invece è arrivato un po' più tardi, anche lì in una ludoteca, ma a Crema, dove abito. Ho visto un manuale, mi interessavo, ho cominciato a leggerlo, a sfogliarlo, e anche da lì sono 20 anni che gioco e gestisco un gruppo. E qual è la difficoltà che magari incontri facendo questo tipo di lavoro, soprattutto anche in digitale? Allora, la difficoltà più grossa che ho, onestamente, soprattutto sul digitale, è quella della copertura e della visibilità del mio sito web, se devo essere sincero. Per tutta una serie di motivi non sono riuscito a farmi un sito web personale, quindi devo appoggiarmi ad un'altra piattaforma. Questo ovviamente crea delle problematiche a livello di posizionamenti e via dicendo. C'è da dire che perlomeno la bancarella mi aiuta a farmi vedere e a far conoscere poi anche il sito, quindi ho un rimbalzo di rientro essenzialmente da quelle che sono le fiere. Bene, grazie mille per aver partecipato. Nessun problema, grazie a voi. Una buona giornata.